Oggi per Roma ed il popolo romano è un grande giorno. Dall'urna sacra del Pontefice Massimo è stata estratta per essere consacrata vestale il nome di Cossigna, figlia del nobile patrizio romano Caio Elvinio Iulius. La notizia della scelta arriva nella casa del patrizio romano verso l'ora decima. Dopo un bagno tonificante, la famiglia al gran completo, radunata nella sala da pranzo con altri patrizi romani, sdraiati su tribuni, stava la cena in tutta tranquillità. Ad un certo punto, tra antipasti, tordi con gli asparagi, cotolette priore e dolci, io, Cossigna, fui presa per mano da mia madre, che mi accompagnò nella mia stanza, ignara di tutto quello che mi sarebbe successo. Sedute una accanto all'altra, mi prese la mano destra ed accarezzandola teneramente, mentre qualche lacrima gli scendeva sul viso, con la voce tremante incominciò a sussurrarmi. Vedi, Cossigna, oggi gli dèi si pronunciati favorevolmente per il destino del tuo, nominandoti sacerdotessa di Vesta. Fui raggiunta anche da mio padre, che sedendosi accanto a me ed abbracciandomi mi fece coraggio. Cari genitori, quello che mi state comunicando mi riempie di gioia, ma nello stesso momento mi sento triste perché dovrò lasciarvi, ben sapendo che il compito affidatomi è pieno di responsabilità, ma sarò fiera di assolverlo. Il pontefice Massimo, capo spirituale delle Vestali, non ha alcuna ingerenza nelle pratiche del culto, che è esercitato esclusivamente dalle Vestali. Vigila però sui doveri a cui sono tenute. Nel celebrare il sacro rito per la consacrazione di una vestale per il popolo di Roma, in quanto scelta, secondo la più pura delle leggi, è te che prendo Cossigna come sacerdotessa vestale. Prometti di servire fedelmente la Dea Vesta, dedicandogli 30 anni della tua vita, di custodire il fuoco sacro, mantenendolo sempre acceso, di mantenere il tuo corpo puro, e di salvaguardare i sacri tesori a garanzia dell'eternità di Roma. In cambio del tuo sacrificio ti vengono riconosciuti la piena emancipazione dall'autorità paterna, abiterai nell'Atrium Veste e il diritto di essere sepolta all'interno delle mura dell'Urbe.
accetti i tuoi doveri? Appartengono al lodo Grinito.